La nostra presenza qua è importante perché questa fiera è diventata il punto di riferimento a livello europeo nel nostro settore. Per cui questo per noi è il momento per presentare i nostri prodotti, ma soprattutto incontrare i nostri clienti, chiacchierare con loro e discutere sulle novità in termini di prodotti e strategie che abbiamo quest'anno sul mercato. Ecco, qual è il vostro giudizio su questi 4 giorni di fiera? Avete ottenuto i riscontri che cercavate? E c'è una buona presenza di gente? E nonostante la crisi c'è interesse per comprare? Beh, assolutamente sì. Allora, questo è il penultimo giorno. Ieri abbiamo avuto una splendida affluenza di persone. La fiera, per quanto mi riguarda, io penso che sia sempre di più un momento di pubbliche relazioni per incontrare i nostri clienti, chiacchierare con loro e presentare le nostre novità che però hanno già visto prima, perché ormai con i mezzi di comunicazione che abbiamo, quindi internet, il web e tutti i mezzi di comunicazione multimediali, i tempi sono cambiati, per cui anche il ruolo della fiera è cambiato. Però in questi giorni devo dire che abbiamo avuto un'ottima affluenza, tantissime persone, clienti che sono venuti a visitarci, è un'opportunità per noi per presentare nuovi prodotti. Quindi bene, diciamo che bene, siamo contenti. Senta, questa fiera nasce sulla carta come una fiera per il settore idrotermosanitario, però io che l'ho girata tanto in questi giorni ho visto che c'è molto settore elettrico sia da parte degli espositori che degli acquirenti. Assolutamente sì, sta cambiando un po' il ruolo anche i visitatori, c'è un'ottima presenza del settore elettrico, tant'è che parlavo con gli organizzatori di questa fiera che hanno dedicato alcuni padiglioni, alcuni brand del settore elettrico sono presenti in questa fiera, per cui sta cambiando un po', i clienti si stanno allargando, abbiamo settore elettrico, idrotermosanitario, designer, architetti, progettisti, anche buyer del canale consumer, per cui è comunque per quanto riguarda il riscaldamento, il condizionamento, le pompe di calore, sta diventando il punto di riferimento in Europa. Quali sono le strategie di Mitsubishi riguardo alla distribuzione all'ingrosso? Beh, noi siamo presenti più o meno su tutti i canali distributivi, per cui dall'idrotermosanitario, elettrico, ai grandi impianti, al consumer. Le nostre strategie sono sempre quelle di collaborare sempre di più con il canale grossisti e cercare di raggiungere gli installatori indiretti che comprano tramite i grossisti informandoli di tutti i nostri prodotti in termini di offerta di prodotti, strategie, formazione che è molto importante, per cui corsi di formazione dedicati agli installatori del canale elettrico e idrotermosanitario, per cui è importante, sicuramente è importante, ci siamo e sempre di più puntiamo su questo canale perché rappresenta, diciamo, un punto di riferimento cruciale nella distribuzione. Bene, concludiamo parlando del 2014 di Mitsubishi. Quali sono le strategie che attuerete nei prossimi mesi? Beh, allora, lavorare sempre di più con la distribuzione con i nostri clienti, questa è la nostra strategia principale, essere presenti con loro, arrivare a raggiungere anche gli installatori indiretti con l'offerta dei nostri prodotti, far conoscere i nostri prodotti in termini di sia comunicazione, per cui campagne di comunicazione dedicate B2B, per cui dedicate ai nostri clienti sia del canale elettrico che idrotermosanitario, realizzare materiale punto vendita all'interno dei punti vendita dei nostri clienti per presentare i nostri prodotti, e chiaramente anche i mezzi di comunicazione quali il web e i social sono diventati un punto di riferimento. Noi abbiamo un canale YouTube dove presentiamo i nostri video di prodotto e di strategie aziendali all'interno del canale, per cui è accessibile a tutti, e anche la pagina su Facebook. In più, con adesso le applicazioni che abbiamo, per cui anche l'utilizzo di tablet e smartphone, siamo presenti su Apple Store e Google Play con delle nuove applicazioni. Ad esempio, abbiamo lanciato una nuova applicazione in un'app dove è possibile per i nostri clienti scaricare gratuitamente i nostri cataloghi. Per cui ormai sempre di più questa è un po' la nostra strategia, andare a utilizzare questi mezzi. Abbiamo anche dei nuovi sistemi di controllo dei climatizzatori sia a livello consumer che a livello professionale. Abbiamo 2 app per la gestione dei nostri climatizzatori sia residenziali che grandi impianti tramite un'app, tramite uno smartphone e un tablet. Questo è un po' quello che noi adesso vediamo ed è il futuro. Ormai è cambiato un po' tutto lo scenario e noi ci stiamo adeguando a quello che è il nuovo scenario in termini di tecnologia.